Grazie, io la giro immediatamente a Giampiero Galeazzi che all'Olimpico ha assistito a Roma-Sampdoria 2-0. A te Giampiero. Sventola Garro, la bandiera giallorossa sul pallone olimpico sotto gli occhi di Vanini e Mancini, forzati assenti in questa partita. Ed era Roma il primo azione pericolosa da Föller sulla destra che mette al centro, la difesa doriana riesce a sventare. Una Roma guardinga, del resto come la Sampdoria. Qui c'è un episodio molto discusso, entra Lombardo tra De Marchi e Piacentini sotto gli occhi dell'arbitro Pezzella che non vede gli estremi del calcio di rigore. Si va avanti, comunque una buona Sampdoria che impegna qui con Catanez il portiere Cervone e poi con Vialli che è un gran tiro di sinistro respinto con i pugni del portiere giallorosso. Qui c'è l'azione annullata al gol di Rizzitelli per una spinta precedente di Föller sull'Anna, ecco si vede nettamente che c'è davanti giallorosso, spinge con il braccio il difensore doriano. Due episodi da Moviola, ancora Lombardo che ci prova dalla lunga distanza, adesso un'azione pericolosissima, Silas cross, Catanez non arriva all'appuntamento. Un secondo tempo certamente migliore del primo, questa è l'ultima azione del 45esimo, Rizzitelli non riesce a schiacciare la palla rete sull'ottimo cross di Carboni. Guardate qui che De Marchi va più forte di tomba tra i paletti della difesa doriana, ne approfitta Rizzitelli per mettere dentro, è già entrata la palla come possiamo vedere dalle immagini rallentate, vedete Bonetti con il braccio cerca di scoppare, Lombardo la palla ha già varcato la linea di porta, 1-0 per la Roma, si scopre la Sampdoria, qui Vialli viene messo giù da Hasler, per l'arbitro non è rigore, ancora Vialli un po' isterica, l'azione doriana che cerca il pareggio, si scopre al contropiede, vedete Aldair che ha la possibilità di raddoppiare, non ha forze però per sospingere la palla dirà del portiere doriano e adesso è Carnevale che fa tutto sulla destra, mette al centro, grande errore di Pagliuca, ne approfitta Giannini per segnare il 2-0, una vittoria che la Roma aspettava da 6 mesi, che dobbiamo dire ha conquistato meritatamente nei confronti di una Sampdoria che non ha più né la grinta né la fortuna di un tempo, ancora una volta è stato negato un rigore a Vialli, però bisogna dire che la squadra doriana non è più lucida come l'anno scorso. Di contro per quanto riguarda la Roma, Bianchi nel secondo tempo ha sostituito i due tedeschi con Hasler e Föller con Salsa nel Carnevale e le cose sono andate decisamente meglio, ma ora le interviste di Donatella Scannati ai due allenatori. Come hai visto oggi la squadra? Ma come me l'aspettavo, e sapevo anche che la Sampdoria sarebbe stata molto pericolosa. Bosco, Campione d'Italia in zona retrocessione, fa uno strano effetto. Sì, è stranissimo, però questo è verità. Io penso, dopo 3-4 giornate, quando Sampdoria non deve giocare sempre in trasferta, possiamo fare risultati positivi. Ma adesso ha paura di essere licenziato? No. Non ho paura per essere licenziato perché squadra gioca bene fisicamente, come visto oggi era superata, abbiamo superato anche Roma, ora se un giocatore sbaglia o un altro sbaglia non deve essere sempre colpa di mister.